Eccoci tornati, cari amici di pomeriggio con noi, cari telespettatori e telespettatrici. Allora, noi vi ricordiamo ovviamente di seguirci sulle nostre piattaforme social, perché potete trovare su Instagram, ovviamente, le varie ramificazioni del Cusano Media Group, ovviamente cercando nella barra home Radio Cusano Campus, Cusano News 7, Cusano Italia TV e Tag 24 by Unicusano. Ma in attesa del nostro ospite, tornando all'argomento Sanremo, questa sera vedremo i cugini di campagna affiancati da un ospite speciale, perché ci sarà la serata cover. Quindi Paolo Vallesi questa sera insieme ai cugini di campagna. Paolo Vallesi a Sanremo 73 per il duetto con i cugini di campagna sulle note della Forza della Vita e di Anima Mia. Come è nato questo incontro? Hai detto bene, Sanremo 73, ma 1973, non il 73esimo festival. È nata in modo molto spontaneo e anche inaspettato da parte mia, perché quando loro hanno avuto la conferma, diciamo, hanno scoperto di essere in gara tra i partecipanti, il loro manager mi ha chiamato. Mi hanno detto: ti va di festeggiare due compleanni, sono i 50 anni di Anima Mia e i 30 anni della Forza della Vita, ti va di farlo insieme su questo palco? E sì, perché bello, le nostre voci diametralmente opposte, la mia comunque un po' grossa e rotta, la loro limpida e cristallina, si fondono su queste due canzoni in modo inaspettato. E l'idea della Forza della Vita in falsetto è in realtà è sorprendente, così come anche Anima Mia cantata voce, diciamo, piena. Sarà un bel connubio, anche difficile musicalmente, perché ci sono delle incasse, delle armonie non facili da fare, ma noi confidiamo nelle prove che faremo domattina. Hai partecipato a Sanremo in più vesti come concorrente, e La Forza della Vita è una hit intramontabile, e poi hai partecipato come ospite anche con Amara. Adesso torni per questo duetto con i cugini di campagna. Cosa ti piace di più? Guarda, ho chiuso un tassello, no? Gara tra giovani, gara tra big, ospite con Amara, ospite da sole, adesso in duetto. Beh, per ora questa cosa mi piace tantissimo, perché comunque sei in gara, ma diciamo che insomma sei in gara, ma insomma io spero solo veramente di dare una mano ai cugini, perché sono bravi, perché sono simpatici, perché hanno un pezzo veramente bello e perché se lo meritano. Quindi insomma la mia missione è quella di non far nessuno girare. Questi festival di Amadeus come ti sembrano rispetto a quelli del passato? Allora, la rivoluzione c'è stata veramente, perché l'offerta musicale si è talmente frazionata che io sfido chiunque prima del festival, se conosceva Rosa Chemical, non conosceva Cugini di Campagna e viceversa. Quindi diciamo che sono canzoni completamente che arrivano da mondi diversi, che si uniscono per una settimana su questo magico palco e poi ognuno tornerà nelle proprie zone di origine. Ed il bello è proprio questo, perché anche il giudizio diventa forzatamente parziale, perché è troppo vasto la proposta musicale, ed è bello che è riuscito forse Amadeus, forse per quest'anno più di tutti, a mettere al centro le canzoni. Cioè, mi sembra una sensazione, non so poi se sarà corroborata dalla verità, ma quello che sento, viene prima la canzone e poi chi la canta. E questo è una grande vittoria, perché alla fine si chiama il Festival della Canzone Italiana e l'hanno sempre detto tutti, però insomma difficilmente si è messo in pratica. Qualche canzone che ti è piaciuta? Beh, sono di parte, perché la canzone dei cugini mi è piaciuta. Scritta alla rappresentante di lista? Sì. La 22 mi è piaciuta tantissimo. Purtroppo ho una visione parziale, perché ho visto la prima sera e non ho visto la seconda per altri impegni, quindi non vorrei mancare di rispetto a nessuno, anche se ho visto che Mengoni, come al solito, ci ha messo il suo, però è una canzone che voglio riascoltare. Non c'è una canzone che al primo ascolto mi ha fatto cadere per terra, ma è una mia mancanza, nel senso che non riesco mai al primissimo ascolto a capire la potenzialità di una canzone. Già sentendola la seconda volta e potendola ora sentire anche sulle piattaforme e tutto, ti rendi meglio conto. So di certo che saranno le canzoni che saranno presenti nelle radio, nelle televisioni, nei nostri social, nelle nostre playlist fino all'estate. Di questo diamo merito a mille d'anni. E queste erano le parole di Paolo Vallesi, appunto in merito a quella che sarà l'esibizione di questa sera del duetto insieme ai cugini di campagna. Ma io do il benvenuto al nostro ospite, diamo il benvenuto a Yarin Trotta del Vecchio. Grazie mille di essere con noi, Yarin. Ciao Francesca, grazie a voi. Buon pomeriggio, come stai? Tutto bene, grazie. Yarin ha dato inizio, giusto, a un progetto meraviglioso. Un progetto che va a studiare
che va a mostrare quelle che sono le carceri minorili, in particolar modo l'isola di Nisida. Sì, questo è un progetto che io ho incominciato nel 2021, portato avanti poi per tutto il 2022. E è un progetto che nasce dall'unicità di Nisida. Nisida è un'isola che si trova di fronte più o meno alla zona costiera di Bagnoli, Pozzuoli, ed è il carcere minorile di Napoli. L'isola è esclusivamente riservata al penitenziario e grazie a questo aspetto geografico i ragazzi hanno la possibilità di portare avanti delle attività rieducative a contatto con la natura dell'isola. E questo permette un po' di curare certi aspetti disciplinari dei ragazzi che provengono da contesti spesso disagiati e che sono alla base dei motivi per cui i ragazzi stanno lì. Quindi per me è un po' il fiore all'occhiello dei penitenziari minorili di italiani. Anche perché, che sono 17. Come hai detto anche tu, è molto all'avanguardia con le attività che sì. propone ai ragazzi. Perché sì. ricordiamo molto spesso, Yarin, me lo confermerai anche tu, che le carceri, e in particolar modo anche quelle che sono le carceri minorili, non vengono magari viste, a differenza ad esempio dell'attività che svolge il carcere minorile di Nisida, non vengono visti come dei luoghi di rinascita, dove magari si deve rimparare, dove si devono rieducare le persone che ovviamente stanno scontando una pena al loro interno, ma si dà più interesse a quella che è la pena piuttosto alla rieducazione delle persone, in questo caso dei giovani. Sì, diciamo che proprio l'importanza di fargli fare qualcosa ai detenuti, in questo caso minori, poi minori. Allora, in Italia funziona così il sistema penitenziario minorile, possono essere detenuti ragazzi che hanno commesso un reato dai 14 ai 18 anni, però possono scontare la pena fino ai 25, quindi significa fino ai 25 anni, quindi significa che tu puoi trovare un ragazzo anche di 23-24 anni. L'importante è che ci siano attività scolastiche, laboratori, anche sportive, che tengano impegnati i ragazzi, perché prendere un ragazzo e tenerlo in un istituto penitenziario senza fare niente, in attesa di riuscire... Potrebbe anche essere controproduttivo. Certo, perché bisogna investire sulla rieducazione. E Nisida, anche grazie al fatto che è un'isola riservata a questi giovani, ha tutte le possibilità per far capire ai ragazzi che hanno un qualcosa di bello da sfruttare al di fuori del contesto da cui provengono. E Francesca Fagnani, durante il suo monologo alla seconda serata del Festival di Sanremo, della 73esima edizione del Festival della Musica Italiana, ha dato molto risalto e molta attenzione a questa situazione. Perché all'interno del suo monologo, se non sbaglio, è stato un monologo scritto appunto con i ragazzi. Sì. Sì, lei ha fatto la visita a Nisida e ha avuto l'opportunità di incontrare i ragazzi. Poi il suo monologo parlava anche poi a un certo punto della situazione delle carceri in generale in Italia. Io ho avuto modo di approfondire la conoscenza con i giovani di Nisida perché li ho frequentati per un anno e mezzo. Quindi si è instaurato anche un rapporto di amicizia che andava oltre la mera intervista magari più di facciata. E per me questo è stato fondamentale perché ho potuto condividere con loro un altro aspetto che è unico a Nisida, cioè il momento in cui i ragazzi in estate hanno il permesso speciale dato da un magistrato, ovviamente più meritevoli, di fare il bagno a mare. E questo per me è stato importantissimo, uno, per condividere con loro un momento di libertà, e due, perché è proprio il concetto che sta alla base delle attività di Nisida, è dare la possibilità ai ragazzi di esperire un momento di libertà, dei momenti di libertà, nonostante la loro condizione sia quella di detenzione, perché comunque Nisida rimane un carcere anche abbastanza duro, cioè i ragazzi sono tenuti a fare attività, ovviamente non hanno cellulari, non hanno videogiochi, non hanno niente, quindi per un ragazzo di 15, 17, ma anche 20 anni... Comunque il periodo dell'adolescenza è un periodo molto delicato e immaginiamo anche magari che questi ragazzi vengano da delle situazioni già delicate di per sé. Sì. Quindi andando magari ad unire queste cose e molto spesso vengono lasciati a loro stessi, come diceva anche la Fagnani, magari spesso, non nel caso ad esempio dell'isola di Nisida, questi ragazzi vengono lasciati intere giornate su dei letti a fare niente. Sì, sì, esatto, questo è il problema. Bisogna investire sulla rieducazione e il problema
è quando i ragazzi escono. Paradossalmente, stare in quel carcere minorile è una piccola fortuna per loro, perché hanno la possibilità di essere reindirizzati, ma nel momento in cui escono e tornano nel contesto dal quale provengono, è lì che poi bisogna lottare tanto affinché, certo, il ragazzo non torni a delinquere, e spesso troppo capita questo, no? Esatto, e bisogna fare in modo, e anche qui interverranno sicuramente il governo e comunque chi gestisce la situazione appunto nei carceri italiani, nel dare una mano. Infatti, come diceva anche la Fagnani, è un fallimento da parte delle istituzioni quando magari questi ragazzi escono e l'attività che è stata svolta non dà proprio i suoi frutti, perché magari poi i ragazzi, ovviamente ci sono casi e casi, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, molto spesso i ragazzi ritendono a ricadere in quelle che erano le strade originarie. E ad Amadeus, se non sbaglio, ha citato anche le tue opere. Sì, perché le due foto che stavano sullo sfondo del sipario mentre Francesca Fagnani parlava erano del mio lavoro, due foto estratte dal mio lavoro, che poi è un lavoro che appunto apre la sequenza fotografica, certo, con un ragazzo si fa il bagno a mare, quindi è un modo di parlare di libertà. È questa, giusto? Sì, esattamente, questa è la seconda foto del mio lavoro, perché poi io in genere come terza foto metto un ritratto di un ragazzo in cella, e esatto, questo qui. Per quanto riguarda la vita all'esterno poi dei ragazzi, nel momento in cui escono dal carcere, c'è un regime di semilibertà del nostro sistema penitenziario, che è l'articolo 21, quindi i ragazzi che hanno dimostrato di aver intrapreso una strada già all'interno del carcere un pochino più, diciamo così, disciplinata, hanno l'occasione di poter già avviare delle attività lavorative, certo, all'interno del carcere. Per esempio, ci sono due ragazzi a Nisida in questo momento che stanno sotto questo regime. Uno fa il pasticcere, lavora in pasticceria, quindi ha il permesso per uscire durante la giornata, recarsi al lavoro accompagnato ovviamente e cominciare a lavorare in pasticceria, e un altro fa ceramica all'interno però dell'isola, quindi c'è il laboratorio di ceramica. E quindi lui ha la possibilità di uscire dall'edificio principale, andare al laboratorio di ceramica, e viene pagato. Quindi anche perché le attività servono ad abituarli a quella che sarà la vita poi fuori, perché comunque fuori c'è una vita. Esatto, questo ragazzo che fa ceramica ha alle spalle una famiglia che ha un forno, e lui è già entrato nell'ottica di voler andare a lavorare nel forno. Quindi dare una possibilità ai ragazzi, non punirli e basta, ma fargli vedere che gli si sta a fianco, è la soluzione per provare a farli uscire dal contesto in cui magari si trovava. Esatto, anche perché molto spesso, e questo lo vediamo anche in quella che è l'educazione, che può essere fatta da parte di un insegnante ad un alunno, che molto spesso la punizione di per sé sicuramente è utile, sicuramente la punizione insegna, ma è con quel pizzico di comprensione, con quel pizzico di, come posso dirti, di anche tutela della persona, che poi gli insegnamenti, quelli veri, rimangono. Cioè non è per forza con le maniere forti che si rieduca. No, no, assolutamente. Anzi, i ragazzi in questo senso nemmeno accoglierebbero, esatto, i consigli. Può essere controproducente. Sono ragazzi che hanno un vissuto che, per quanto magari l'età anagrafica fa pensare che siano piccoli, hanno un vissuto alle spalle importante, esperienze importanti, e quindi bisogna essere anche bravi a capire come interfacciarsi con loro e come gestire il rapporto con loro, e sotto questo aspetto fanno un lavoro fondamentale gli educatori. Gli educatori vengono citati pochissimo dai giornali o anche dagli interventi. Ovviamente c'è il direttore Gianluca Guida di Nisida, che ha portato questa attività rieducativa all'avanguardia e che continua a condurre così la linea del carcere. Però queste attività degli educatori, che sono una sorta di figura di mezzo tra il direttore e i ragazzi, ma fanno anche una funzione quasi genitoriale nei confronti dei giovani, è molto importante. Quindi, per esempio, il ragazzo ha bisogno di parlare, oppure il ragazzo ha necessità di chiedere qualcosa alla famiglia,
c'è l'educatore a fianco che gli parla e lo fa in un certo senso anche sfogare o lo indirizza. Quindi io cito sempre il loro lavoro perché è importantissimo. E hai questo progetto, diciamo, che è stato coronato da una mostra fotografica che sì. A Catania, se non sbaglio, sì, giusto? Attualmente è a che Catania. Partirà dal 12 febbraio. Sì, finirà il 12 febbraio. Finirà, perdonami, il 12 febbraio. È in mostra da dicembre, è stata una mostra molto interessante, l'opening lo è stato ancora di più perché c'è stato un intervento di un magistrato del Tribunale dei Minori di Catania. Abbiamo avuto modo di parlare non solo quindi dei giovani di Nisida, ma anche della situazione della devianza minorile in Italia e anche delle differenze che ci stanno tra i ragazzi del carcere minorile di Catania, per esempio, e quelle di Nisida. Una differenza che ho trovato io nel tempo rispetto a quando ho incominciato il lavoro a Nisida è che quando ho incominciato io il lavoro durante la pandemia, principalmente i ragazzi erano di provenienza dell'Interland napoletano, potevi trovare magari due o tre ragazzi di origine Sinti o Rom, ma principalmente erano napoletani. L'ultima volta che sono tornato, che era novembre scorso, sono stati trasferiti diversi ragazzi di origine magrebina dal carcere minorile di Milano, che era in sovraffollamento, e ovviamente questo trasferimento in blocco di 10-15 ragazzi stranieri ha portato uno scompenso negli equilibri del carcere, perché poi anche nel carcere minorile ci sono degli equilibri sottilissimi che cambiano da giorno in giorno. E come mai proprio Catania? Catania perché lo spazio espositivo in cui è presente ora la mostra si chiama Due Lab, si è interessato al lavoro, è un lavoro che ormai gira da un annetto e mezzo, e quindi mi hanno chiesto di esporre lì. Io sono stato molto contento perché più occasione di parlare del lavoro meglio è, insomma. E Catania, anche per il tipo di contesto, di tessuto sociale che c'è lì, era un'ottima occasione per riscontrare anche da parte delle persone un interesse. Certo, Yarin. Quello che vorrei chiederti è, ad esempio, durante la pandemia tu sei stato a contatto con questi ragazzi, come è stata vissuta da loro la pandemia? Loro comunque sono costretti ad avere un regime forzato di carcere. Ha avuto anche su di loro delle ripercussioni? Assolutamente sì. Te lo chiedo da esterna, sì, perché sì, è una domanda a cui io non saprei dare una risposta, e ovviamente tu sei un esperto. Bisogna pensare che per i ragazzi è fondamentale avere il rapporto con i familiari, e quindi la visita a cui hanno diritto per una volta a settimana, mi sembra, è fondamentale. Durante il periodo della zona rossa questa cosa non era possibile. Certo. I genitori non potevano andare a trovare i ragazzi. E quindi anche durante il periodo delle feste, Natale per esempio, Natale è una data importantissima per Immagino loro. Che questo comunque crei ancora di più uno scoramento all'interno, sì, di questi assolutamente, giovani. Sì, assolutamente. Tant'è che, in accordo col direttore Gianluca Guida, durante il periodo di festività natalizia nel 2021, che c'era ancora la zona rossa, io non sono andato a fotografare e a trovare i ragazzi perché non potevano andare nemmeno i genitori, e quindi sarebbe stato un po' scorretto nei confronti dei ragazzi fare, certo, entrare un esterno, nonostante io avessi il permesso per girare, insomma. Quindi loro sono rimasti fermi anche con l'attività durante quel periodo? Molti laboratori si sono fermati, però per esempio l'attività del bagno a mare si poteva continuare a fare d'estate, ovviamente. Certo. Infatti è stato un problema, la scuola la facevano non in presenza ma in DAD, pure quello per il professore è importante stare a contatto con il ragazzo e vederlo, avere proprio la reazione fisica davanti, e quindi stare davanti a un computer era diverso. Per me è stata una fortuna perché io ho avuto un blocco di ragazzi costanti, quindi con cui sviluppare confidenza, perché durante la pandemia gli arresti sono calati tantissimo. Certo. Perché i ragazzi non potevano stare in strada essenzialmente, quindi io ho avuto un blocco fisso di persone con cui interagire. Adesso, per esempio, ogni volta che torno è molto più variabile il numero di ragazzi che c'è, le persone che trovo non sono sempre le stesse, quindi non avrei avuto modo di sviluppare un lavoro così profondo a livello di intimità con i giovani.
Hai detto che hai creato un legame con loro, è una cosa stupenda. Sì, sono miei amici. La cosa importante quando si interagisce con questo tipo di ragazzi è non avere giudizi o pregiudizi. Un giudizio già ce l'hanno, Il che no? non è Mi dicevo. semplice. Una cosa che mi ha detto un'educatrice in particolare, Pina Canonico, la prima volta che sono andato a Nisida, è i giudici, i ragazzi, il giudice già ce l'hanno. Quindi, come confrontarsi con questi ragazzi? Semplicemente come se stessi parlando con un qualsiasi ragazzo di 15-16 anni, e da lì io ho cominciato a approfondire questa conoscenza, a parlare con loro, ci siamo aperti a vicenda ed è uscito un lavoro che sono contento che rappresenti questi giovani in maniera delicata e non stereotipata. Vediamo infatti alcune immagini, le vediamo scorrere. Descrivici questa immagine. Allora, questa immagine è importante perché innanzitutto io ho avuto un problema a livello di traducibilità visiva del lavoro, diciamo così, perché il direttore di Nisida è molto attento alla privacy dei ragazzi, Certo. proprio per tutelarli, e quindi io non avevo il permesso di pubblicare foto in cui i ragazzi fossero riconoscibili, anche se in quel momento erano maggiorenni. Questo mi ha portato a fare dei ragionamenti dal punto di vista stilistico, degli escamotage tecnici possono essere fare le foto mosse, fare le foto focate per non rendere riconoscibili i ragazzi. Tuttavia non volevo intraprendere questa strada perché già sono sfocati e mossi nell'immaginario collettivo i ragazzi di Nisida. Sono dei ragazzi chiusi su un'isola che noi non conosciamo. E quindi tramite condizioni di luce particolari, come appunto il controluce o dei tagli di luce diversi, ho voluto tenere questi ragazzi fermi. Quindi davanti avete comunque delle figure che quasi si possono toccare, no? Presenti, magari tu non vedi il volto, però riesci a distinguere la sagoma, a vederlo come se fosse quasi davanti a te. Beh, bellissima anche quest'ultima immagine. Sì, questa. Lui è un mio caro amico ormai, io l'ho pregato di mettersi la maglietta del Napoli talmente. Ma poi lui è napoletano, non se la metteva mai. Come mai non voleva indossarla? Ma no, perché c'ha la testa un po' fra le nuvole, quindi in un anno se l'è messa una volta sola. Va bene così, insomma, però tirava fuori tutte le magliette possibili e immaginabili, quella del Napoli non se la metteva, poi alla fine sono riuscito a beccarlo. E questo è il fantastico progetto di Yarin Trotta del Vecchio. Grazie mille di essere stato Grazie a con noi, voi, grazie a Yarin. te Francesca. Grazie. Noi ci fermiamo un attimo, pubblicità, torniamo tra pochissimo.